Pronto? Pronto? Allora, spero che mi sentiate. Chiedo scusa per le... Insomma, quest'oggi è stato un po' problematico. Quindi, ho cercato di caricare il telefono, ho cercato di essere preparata. Purtroppo la tecnologia a volte, poi soprattutto per una persona come me che di tecnologia un pochino manca. Quindi ciao a tutti, grazie per essere presenti, grazie per essere state presenti nella diretta precedente. E nella registrata. Allora, spero che mi sentiate, spero di non aver creato dei disturbi nell'accedere alla diretta. Quindi saluto tutte, c'è cioè Laura, Patrizia, Monica e tutte le altre persone che prima mi hanno scritto ciao 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 ciao. Avviso soltanto i moderatori. Io mi auguro che il mio telefono riesca a reggere. Io sono in presa e quindi speriamo che la luce ci aiuti. Io provo a mettere il telefono in questo modo, sperando di non alterare il video. Niente. Niente, non posso girare il video, quindi me lo devo tenere in mano. E siccome ho il telefono in carica, non posso fare altrimenti. Quindi, attendo quel minuto o due ancora e ringrazio nuovamente. Oggi cercheremo di portare avanti il discorso sulle informazioni dal cosmo e, come dire, ormai diciamo che siamo veramente colmi, no, di informazioni. Sono tanti anni che diciamo, riceviamo chi canalizza e chi ha iniziato a canalizzare nel passato, tanti anni fa, chi sta cominciando adesso. Comunque le informazioni sono sempre all'interno di un cerchio di conoscenza e non si smuove, cioè è curioso perché oggi analizzavo alcuni documenti e insomma, dopo 36 anni, quando il contatto avviene, comunque sia, è come fosse un disco che continua. Oddio, ci sono delle informazioni nuove che magari possono essere legate al nostro presente e soprattutto al nostro momento interiore. Però, come vedrete e come approfondiremo certi argomenti, comunque sia, oggi come oggi rientrano all'interno di un certo ciclo. Chiedo scusa alla famiglia di Bridge of Light che prontamente non ho salutato, non ho ringraziato e grata dal cuore per questa possibilità e questa possibile presenza di condivisione e quindi ringrazio tutti coloro che si sono, Arcangela, Giuseppina, Maria, Grazia. Adesso aspettate che mi metto gli occhiali. Ecco qua. Adesso mi vedo meglio. E, quindi Patrizia, grazie, grazie, grazie. Io chiedo anche che nel caso, io mi auguro che la carica regga abbastanza. Io non riesco a capire cosa stia accadendo al telefono. La connessione comunque è lenta, vedo, ma mi auguro, chiedendo aiuto,
che riusciamo a stare insieme per il tempo concesso. Quindi grazie Bridge of Lights e grazie a tutti. Allora, buonasera, Claudia, è la prima volta che seguo una tua live. Grazie della tua presenza, spero di soddisfare le tue, come dico, insomma, il tuo ascolto. Allora, io penso che potremmo iniziare. La volta scorsa abbiamo toccato orientativamente diversi punti delle informazioni ricevute sia dal punto di vista dei maestri di luce del mondo spirituale che dei fratelli del cosmo, che vogliamo comunque sottolineare che non c'è separazione, esiste come dire, siamo in cammino, ci separano delle frequenze, ci separano dei piani dimensionali, non ci separa l'obiettivo del nostro percorso, quello di evolvere, quello di favorire la nostra crescita interiore e acquisire sempre di più le informazioni che possono servirci, esserci utili per il cammino che stiamo percorrendo, che sia percorso terrestre, che sia poi in preparazione di qualsiasi altro percorso futuro. Lo scopo primario è quello di evolvere, quello di chiudere il nostro karma e soprattutto darci l'opportunità di entrare in connessione con i nostri fratelli, i nostri maestri cosmici, i nostri maestri spirituali, i nostri fratelli del cosmo, che in questo chiamiamolo un momento di grande trasformazione, di grande movimento cosmico, sono molto vicini a noi e molto vicini ai fratelli che in questo momento stanno vivendo a fatica questa transizione. Oggi pensavo di proseguire sull'argomento che ci porterebbe a comprendere un pochino più, non nel dettaglio, ma come dire, entriamo in certi messaggi che ci permettono di affrontare il nostro percorso con un senso più compiuto, nel senso, cosa sta accadendo? Noi sono anni che ci chiediamo, vediamo, ci informiamo e ci rendiamo conto che effettivamente c'è una grande trasformazione fuori che implica anche un movimento interiore nostro, un cambio di energie, un cambio di modo di pensare, un cambio di proprio di anche sociale. Intorno a noi vediamo cosa sta accadendo. Ma quello che sta accadendo a noi è un riflesso molto incisivo su ciò che sta accadendo fuori di noi, che poi fuori di noi inteso come cosmo, che poi noi siamo all'interno del cosmo. Permettetemi questo parlare di dentro e fuori, nonostante la nostra esistenza sia all'interno di un unico contenitore in cui la vita si esprime in differenti forme, in differenti posizioni all'interno del cosmo e in differenti livelli evolutivi. Però in questo momento noi siamo all'interno di un corpo fisico, stiamo vivendo in questo pianeta, pertanto tutto quello che avviene in questo pianeta è legato agli eventi, a ciò che sta avvenendo fuori del pianeta, all'interno della nostra galassia che è collegata alle altre galassie. Precedentemente, nel primo incontro, abbiamo visto come il cambio che
che sta avvenendo sia legato a movimenti cosmici e soprattutto al cambio del campo magnetico. In questo tempo che ci è concesso questa sera, volevo leggere e commentare insieme a voi e cosa, diciamo, come comprendere tutto ciò che stiamo vivendo da 20 anni a questa parte. Abbiamo notato come dai primi degli anni 2000 si stiano accelerando le mutazioni, le trasformazioni, sia a livello mentale, a livello animico e a livello terrestre. Cosa sta accadendo? Tutti i messaggi che precedentemente ci hanno istruito, ci hanno accompagnato, volevano essere un aiuto quasi insistente nel spingerci a camminare, ad accelerare il nostro passo verso la trasformazione, trasmutazione del nostro campo energetico. Ma non era come dire correte, sì, il tempo è eterno, ma correte per un semplice fatto: stavano avvenendo dei cambi significativi a livello del campo elettromagnetico che incideva moltissimo sul pianeta Terra e incideva moltissimo sui nostri campi magnetici, cioè del nostro campo energetico. Ora, noi abbiamo sottolineato la volta precedente che abbiamo il campo magnetico sta modificando proprio l'assetto delle energie planetarie. Ora, per evitare di, come dire, esprimermi navigando in certi termini, vorrei leggere il messaggio legato al magnetismo, così approfondiamo, parliamo delle cose che si stanno modificando in questo momento. Dice, se mi permettete, perché sono molto importanti, quello che le informazioni che noi riceviamo, sono importanti per darci un'indicazione, ma soprattutto spiegano quello che noi stiamo vivendo e soprattutto da qualche anno a questa parte fino al 2012. Le informazioni dei primi anni 2000 sono state decisive per prepararci a questa fine di un ciclo durato 25.625 anni. È un ciclo che ci porta ad avvicinarci alle energie spirituali, alle energie cosmiche, alle energie di grande mutamento, di grande trasformazione. Ora, i maestri del cosmo con i quali io comunico da 20 anni e i maestri di luce ormai da 36 hanno voluto darmi delle indicazioni del perché noi stavamo come osservando delle situazioni, degli atteggiamenti da parte dei nostri fratelli qua, esseri umani, che come dire, reagivano spontaneamente, ma anche come repentinamente a reazioni insulse, senza una ragione ben precisa, ma soprattutto a livello anche violento. Abbiamo visto l'aumentare dei casi di depressione, l'aumentare di problematiche psichiche, mentali. E attraverso queste parole forse riusciamo a comprendere cosa si sta muovendo, cosa si è mosso e come anche aiutarci a vivere questo trapasso, perché saranno momenti sempre di ingresso di energie sempre più potenti.
Allora, Azair, che è un comandante della flotta intergalattica, rappresenta la nostra galassia negli incontri estragalattici, e dice: l'universo è uno spazio infinito di campi vibratori sui quali incidono flussi di campi di correnti elettromagnetiche, i quali regolano il flusso di correnti in movimento. Esiste già una base di energie vive in movimento su cui le quali la creazione opera con forze armoniche che generano forme di condensazioni più forti. Qui parla di questi flussi che comunque agiscono ora in modo più insistente su già delle correnti energetiche in essere. Quindi se la Terra, e qua proseguono, se la Terra deve adattarsi ai ritmi estragalattici, e abbiamo visto nell'altra puntata come in questo momento sono cambiate le coordinate e stiamo entrando in un campo elettromagnetico affinché la Terra possa entrare in sinergia del campo elettromagnetico con i pianeti della nostra galassia, la nostra galassia con le altre galassie limitrofe. Quindi la Terra deve adattarsi ai ritmi estragalattici. Quindi, occorreranno dosi consistenti di flussi potenziatori di frequenze che con il loro pulsare origineranno microparticelle modificate sui modelli ai quali si adatteranno le microparticelle modificazioni. Quindi questo cosa vuol dire? I flussi che stanno entrando e attraverso il movimento, l'aumento del campo elettromagnetico che favorisce l'ingresso di correnti cosmiche, favorirà la trasformazione delle vibrazioni del genere umano in modo che possa adattarsi alle nuove frequenze. Ma c'è un passo importante, è che questo riuscirà ad essere più facile per le persone che sono nel cammino e che quindi lavorano già interiormente per trasformare e adattarsi a questo cambio di vibrazioni. Dalle parole successive leggeremo che cosa può accadere. L'atmosfera si riempirà di microparticelle cosmiche che si ingloberanno in quelle esistenti, modificandone la struttura per avere più componenti presenti fuori dal sistema terrestre. Questo faciliterà anche le correlazioni con chi vive e si evolve nell'universo e che presto o tardi entrerà a far parte del quotidiano umano. Queste informazioni risultano. Buonasera ancora a tutti. Buonasera. E ringrazio a chi si è collegato recentemente. Stiamo parlando di magnetismo, stiamo parlando di quanto il magnetismo da anni a questa parte sta aiutando le correnti cosmiche a entrare nel campo energetico terrestre, nel nostro campo energetico, per modificare e aiutarci a metterci più in armonia possibile con queste nuove energie entranti. Quindi questo faciliterà anche le correlazioni con chi entrerà a far parte quindi con i nostri fratelli del cosmo che ormai si stanno posizionando in certi punti precisi e particolari della nostra galassia e intorno anche al nostro pianeta, per favorire questa interconnessione e prossimo contatto più non soltanto con un numero esiguo di esseri umani, ma a livello più massivo. Quindi in questo momento è importante modificare attraverso un'attività sempre più insistente di attività meditative, di
come non distrarsi da ciò che sta avvenendo intorno a noi, ma essere partecipi e molto connessi con questa energia in entrata. Praticamente, adesso vi leggo una cosa che è un po' tecnica, ma diciamo che è anche giusto non soltanto alimentarci di informazioni lineari, forse anche elementari, ma è proprio per far capire che comunque ci sono proprio dei movimenti a livello matematico, proprio ci sono queste trasformazioni. Sono trasformazioni non che avvengono perché il vento gira da est a ovest, ma sono proprio modificazioni attraverso calcoli matematici nel senso, attraverso proprio movimenti che sono regolati da, come dire, calcoli effettivamente. Ascoltate questo tipo di informazione. La proiezione della cuspide di primo grado raggiungerà l'apogeo nel punto di congiunzione tra il quadro primario di elevazione megatronica, che è la variazione di impulsi che l'uomo non recepisce, tipo il suono, per una trasposizione di flussi intermittenti che hanno fatto ingresso nella parte est della nostra galassia a partire dal 15 luglio 2007. Questo produce un altro scossone a livello magnetico che incide sulle maree e sulle stagioni. Tutte le variazioni a livello magnetico incidono sul campo magnetico umano che reagisce sul piano mentale come un tamburo. Quindi, in questo caso, sono anni che ci indicano di essere sereni, di essere più rilassati, di non correre dietro ad agitazioni, a stress. Io capisco, la vita negli ultimi anni è diventata molto complicata, è molto difficile trovare un'armonia interiore, è molto difficile coniugare la vita materiale con un percorso spirituale. Purtroppo ci siamo incarnati, abbiamo scelto un tipo di percorso, abbiamo scelto di vivere un ciclo temporale, questo che è tra i più forti che sono in circolo, perché si sta trasformando sia il pianeta, la galassia, le altre galassie in quello che è il progetto divino, no? Di avere una confederazione intergalattica di fratelli che interagiscono tra loro e cercano di camminare verso un obiettivo comune, verso quella luce che dona forza e soprattutto ci guida attraverso l'amore, attraverso la forza che ci viene dal cuore. Quindi è fondamentale per affrontare tutti questi cambi che stanno avvenendo, è, come dire, aggrapparci alle nostre sensazioni più profonde, al cuore che è collegato alla nostra anima. Abbiamo visto che dai primi anni del 2000 ci sono stati fatti cruenti, fatti che ci hanno destabilizzato a livello anche mondiale e questo anche attraverso degli studi di biofisici. Ho letto recentemente un articolo di un biofisico austriaco che ha rilasciato qualche anno fa, lui è uno studioso, che ha verificato proprio questi mutamenti a livello del campo magnetico, campo elettromagnetico che incide moltissimo sul comportamento umano. Come contrastare questo? Come ho detto prima, è fondamentale trovare un equilibrio. Ecco, fondamentale prendere coscienza di cosa sta accadendo, assecondare la trasformazione che sta avvenendo all'esterno e metterla in equilibrio con quella che è la nostra trasformazione interiore. Quindi vedere cosa sta accadendo, tenerlo leggermente fuori dalla nostra
finestra dalla nostra casa e cercare di vivere il nostro mondo partendo da noi, partendo da dentro, cercando di essere meno influenzati con gli eventi esterni. Certo, è una vita che continuano a dirci di controllare la mente, controllare le emozioni, controllare i nostri pensieri, però abbiamo anche una controcorrente, ci sono i pensieri collettivi che anche influenzano il nostro modo di pensare se non siamo pienamente centrati. Ciò che ci arriva da fuori, se non siamo pienamente in equilibrio, rischiano di minare anche il nostro stato interiore. Quindi, queste onde che arrivano da fuori sono onde che, al contrario di un'onda positiva, permane. E se non riusciamo a farla scivolare, è come dire, forma su di noi come una cappa, costruendo quindi un campo energetico più difficile da, diciamo, da dissolvere. Quindi dobbiamo essere molto reattivi nel schivare tutto ciò che sta giungendo verso di noi e quindi cercare di vivere il nostro mondo interiore assorbendo ciò che viene da fuori, ma in sintonia col nostro mondo interiore. Capisco che a volte questa situazione ci pone ad essere in modo, come dire, forse più assente, forse più un pochino più in modo egoistico perché non entriamo a far parte del movimento esterno, ma ricordiamoci che per poter essere parte attiva nella collettività dobbiamo partire da un punto di equilibrio nostro, personale, in modo da poter aiutare. Nel momento in cui noi stiamo nuotando senza salvagente e qualcuno ci chiede aiuto, nel momento in cui si aggrappano a noi, se non abbiamo quella forza per aiutarli a portarli verso la riva, rischiamo di scendere e di cadere anche noi verso il basso. Quindi è fondamentale cosa è accaduto fuori. Io non so se io spero che siate che mi stiate ascoltando, se fatemi capire se posso andare avanti, nel senso se siete in ascolto, sempre appunto se la cosa vi è gradita. Allora, noi abbiamo visto che tutto ciò che sta accadendo è determinato da cambiamenti che stanno avvenendo fuori di noi. Si stanno allineando queste energie dovute anche alla diminuzione dell'attività solare. Questa diminuzione dell'attività solare apre le porte alle energie cosmiche che in questo momento stanno entrando a modificare completamente il nostro stato. La nostra esigenza è quella di riuscire a camminare, come dire, sollevati e a non inciamparci in quello che sono gli ostacoli a livello vibratorio. Le energie in entrata sono molto forti in questo momento e come dire c'è una variazione che è fondamentale che è quella tra l'ingresso della quantità, la frequenza delle energie in ingresso e quelle nelle quali noi stiamo vibrando e questa variazione è quello che noi ci permetterebbe di raggiungere gli equilibri di energia in entrata. Chiedo scusa, allora, noi in questo momento abbiamo notato, riprendendo
informazioni da fuori. Grazie Barbara, grazie. Allora, tutto quello che si sta modificando, non dobbiamo più porci le domande, il clima sta cambiando, i fiumi tracimano, certo c'è un'incuranza da parte dell'essere umano, ma c'è anche un'incidenza molto forte dell'energia in entrata. Dice Azair, comandante cosmico, dice: come si nota ormai, e queste sono informazioni già in preparazione a quello che poi sarebbe avvenuto, quindi quello che sarebbe avvenuto ai primi degli anni 2000 e successivamente al 2012. Dice: come si nota ormai dalle manifestazioni atmosferiche, sulla Terra il clima si sta trasformando, dando origine a manifestazioni temporalesche molto violente. Qua stiamo parlando nei primi degli anni 2000 e queste situazioni stanno aumentando. Certo, come ho detto prima, c'è anche l'azione dell'uomo, ma sono anche legate molto a questi cambi di campi elettromagnetici. Questo è determinato dall'asse del campo elettromagnetico che si sta spostando verso l'asse terrestre. A sua volta, il movimento costante verso un punto definito origine, da dove assorbirà delle frequenze energetiche e magnetiche capaci di assimilare le frequenze dirette dal centro della galassia. Tra l'altro, attraverso gli studi anche astronomici, attraverso gli studi di astronomi, si era visto che nel 2012 il nostro asse sarebbe stato diretto verso il centro della galassia, quindi pronto ad entrare in connessione con le energie, con i campi elettromagnetici di tutte le altre galassie. Come abbiamo visto attraverso negli ultimi anni, come anche gli incontri, le entrate di tante navicelle spaziali, tanti messaggi arrivati dalle altre missioni sono aumentate. Abbiamo visto sempre più avvistamenti, si sono aperti sempre più portali e questi aumenteranno sempre di più. Noi dobbiamo prendere coscienza che ormai tutto quello che era non sarà più. Certamente ci portiamo dietro quello che possiamo nel bello, ma dobbiamo cioè essere attenti a vivere in modo completamente, posso dire, diverso, cercando di allontanarci il più possibile da quelle che possono essere le corde che ci trascinano a frequenze inferiori. In questo momento le galassie sono moltissime, ma 14 sono quelle con le quali formano un nucleo di appartenenza. Tra loro 5 sono quelle facenti parte del riallineamento delle frequenze di stasi legati al cambio del 2012. Queste galassie si preparano a compiere un ricambio di energie sottoposte alle correnti elettromagnetiche dei vari pianeti, soggetti alle correnti magnetiche cosmiche che si alternano seguendo le reti quadrettate. Ciascun pianeta sta fortificando e attraverso le quali i campi elettromagnetici si attorcigliano generando placche magnetiche di vibrazioni e qua avevano detto Q24K Megatroni, che questa è un'unità di misura legata ai campi creati dai vuoti delle correnti magnetiche. Quindi ora noi viviamo in uno spazio di 5 galassie che si stanno modificando e che quindi stanno agendo su di noi a livello magnetico. Questo, diciamo, avrei, diciamo che la forza che sta entrando nel nostro pianeta è una forza di luce incredibile. Abbiamo visto come l'entità di luce e il mondo dei maestri, il mondo spirituale, ci ha aiutato moltissimo in questi anni, favorendo proprio un intervento potente affinché le nostre energie potessero
cambiare attraverso anche l'elevazione della nostra coscienza, che in questo momento è fondamentale. È fondamentale far sì che possiamo trasmutare le nostre energie e vibrare in un certo modo. Io chiedo scusa, sembrano. Vorrei in questo momento, perché sto come perdendo un attimo questo fatto di tenere il telefono, mi rende un pochino sconnessa. Allora, io vorrei chiedervi se gradite in questo momento riuscire ad entrare in connessione con le forze in movimento intorno a noi e creando un movimento, una trasformazione all'interno del nostro campo energetico in connessione con quello esterno. Farò una come piccola ci raccoglieremo un momento per darvi queste indicazioni che possono favorire una trasformazione che a me ha aiutato molto negli anni passati. Tanto che i maestri, le mie guide, i miei angeli hanno ritenuto di notevole importanza, cioè si è notata una grande trasformazione a livello energetico. Se volete, cioè nel senso se gradite, vi chiedo di trovarvi una posizione comoda e non sarà lunga. Perché poi si può adottare questa meditazione, non sarà lunga perché, come dire, si potrà adattare, esercitare, usare 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, fino anche a 40, 50 minuti, dipende dall'intensità e la voglia con cui noi desideriamo, mutare all'interno di noi. Quindi, in questi diversi incontri, cercherò di dare informazioni come nel prossimo, quello che loro intendono per le scuole, per i bambini, però anche attivare come un esercizio che ci porti veramente un aiuto. Allora, vi chiedo di rilassarvi e di visualizzare di entrare in connessione con la fonte e chiedere a tutto il nostro essere di mettersi in apertura, quindi in accoglienza di qualsiasi tipo di energie in entrata. Chiedo a tutte le entità del cosmo, a tutti i nostri fratelli del cosmo, ai maestri spirituali, ai nostri angeli, alle nostre guide, di esserci compagni e di favorire una riarmonizzazione del lavoro che andremo a fare. Chiediamo al cosmo di inviare ciascuno di noi chiederà al cosmo di ricevere davanti alla sua postazione, diciamo chi è seduto su una sedia, su un divano, in qualsiasi postazione, di accogliere una sfera di luce, di entità di luce, da posizionare, che sarà posizionata davanti a noi. Essa sarà la nostra, chiamiamola forza purificatrice e lavatrice, come, no? Quindi assorbirà tutto ciò che noi faremo uscire dal nostro campo energetico e automaticamente verrà pulito. Quindi chiediamo
con amore, che ciascuno di noi presenti ti accoglie, e anche chi sarà poi in ascolto in futuro, di accogliere questa sfera di luce e posizionandola davanti a noi, ringraziandola per il lavoro che ci offrirà la generosità del suo operato. Quindi ci concentriamo e visualizziamo la fonte, la sorgente di luce. Da essa vedremo piovere una cascata di luce azzurra. Vi suonerà strano, ma un percorso che ho fatto, una luce azzurra che sarà l'energia purificatrice che entrerà come una cascata dal nostro settimo chakra, entrerà dentro il nostro corpo, riempirà tutto il nostro corpo come una bottiglia vuota. Quindi vediamo scendere, diamo il tempo alla connessione, che tutti siano in perfetta armonizzazione, in armonia, in connessione con la fonte. Chiediamo a tutte le entità di luce di esserci compagni e di esserci di aiuto nel favorire questa purificazione e rigenerazione di tutto il nostro campo energetico, di tutto il nostro corpo fisico, eterico, di tutto il corpo dell'anima, di tutto il corpo mentale, attraverso questo lavoro. Quindi notiamo, vediamo come questa cascata di luce azzurra entra attraverso il settimo chakra, riempie tutto il nostro corpo, lo riempie da sotto fino a riempire, fino ad uscire, quindi a trasudare nella nostra aura. Quindi noi piano piano continuiamo a visualizzare questa cascata che durante diversi minuti continuerà a riempire tutto il nostro essere, tutto il nostro corpo fisico primariamente, per poi espandersi nella nostra aura. Quindi un'energia di color azzurro. Azzurro come noi siamo abituati a vedere il manto della madre celeste, che non è la nostra madre cosmica, comunque quella che noi identifichiamo come la nostra madre celeste. E quindi comunque questo azzurro bello che entra, che riempie, si espande. Una volta che ci sentiamo completamente intrisi di questa energia e espansi dentro questa nuvola di colore azzurro, iniziamo le nostre inspirazioni profonde. Inspiriamo come se dovessimo, e lo facciamo, quindi inalare questa energia purificatrice. Quindi assorbiamo. E con la forza dell'espirazione buttiamo fuori dall'aura tutte le scorie che non devono più appartenere al nostro campo energetico. Quindi inspiriamo fortemente, caricandoci di energia, assorbendo questa energia di colore azzurro che continua come una cascata ad entrare dal nostro settimo chakra, e con l'espirazione espandiamo e facciamo fuoriuscire tutte le scorie. Quindi inspiriamo nuovamente, espandiamo. Prendiamo bene coscienza che tutte le scorie che usciranno dal nostro campo energetico, dalla nostra aura, vengono assorbite. Quindi una piccola attenzione di visualizzazione, vediamo che tutto questo sporco, che tutte queste particelle che ormai non devono più
appartenere, non devono più, come dire, intasare le nostre spiraline vitali, entrano dentro il nostro, dentro la nostra sfera di luce. Vediamo come a ogni espirazione forzata, proprio forte, cioè come se inspirassimo bene per prendere forze, e poi vediamo come dalla nostra aura, come se fosse un palloncino bucato, buttiamo fuori tutte le scorie che saranno assorbite da questa sfera, in modo che nessuna scoria di vibrazione inferiore possa, come dire, posizionarsi, come dire, attorniarci, o come rimanere nella nostra abitazione. Quindi vediamo come questo flusso non chiaro, ma leggermente adombrato, ognuno vedrà la propria, chiamiamola sporcizia, entrare dentro questa sfera che, come una lavatrice, come una aspiratrice, come un aspirapolvere, assorbe e con un ciclo di vortice di purificazione, quindi purificherà, vediamo questo vortice roteare in senso antiorario che purifica, purifica, assorbe il negativo, assorbe il negativo, assorbe il negativo, fino a poi dopo trasformarsi in luce, ma questo dopo, prima assorbiamo, facciamo assorbire tutto, continuiamo la nostra ispirazione, inspiriamo ed espiriamo, inspiriamo forte ed espiriamo tutte le scorie che entreranno in questa sfera di luce. Facciamo ancora 5, 6, inspirazioni belle e potenti ed espiriamo potentemente fuori tutte le scorie, pensando a quello che stiamo facendo, visualizzando come questa energia divina purificatrice entra, riempie tutto il nostro corpo, si espande, noi assorbiamo, inspiriamo potenza. E con la stessa potenza facciamo uscire tutte le scorie che saranno assorbite dalla sfera. Inspiriamo ed espiriamo con potenza. Inspiriamo ed espiriamo con potenza. Inspiriamo ed espiriamo con potenza. Vediamo come la sfera comincia a riempirsi di scorie. Ma noi continuiamo a vedere questa lavatrice che assorbe e purifica, assorbe e purifica, assorbe e purifica. Quindi un vortice che assorbe e trasforma, un vortice che assorbe e trasforma. Quindi non può distruggere, ma può soltanto trasformare. Assorbe, trasforma, perdono. Assorbe, viene purificata. Quindi inspiriamo ed espiriamo potentemente, facendo fuoriuscire queste energie che non devono più permanere. E soprattutto dalla parte alta del nostro, quindi la zona mentale, la zona. Quindi carichiamoci di queste energie e vediamo come anche il nostro corpo mentale spurga potentemente questa energia che non deve rimanere nel nostro campo energetico. Dobbiamo fare spazio ad altro che entrerà una volta terminato questa prima fase di lavoro. Chiediamo collaborazione alle nostre entità guida che aiutino la nostra anima in questo momento per facilitare proprio i suoi corpi sottili, tutti i nostri corpi sottili, ad alleggerirsi e far sì che sempre più potentemente possa il nostro campo, i nostri campi possano
assorbire queste energie in entrata che sono molto potenti e ci aiutano a trasformare non solo le energie, queste azzurre, ma proprio le energie in entrata cosmiche che da poter essere degli proprio ricettori, aperti ricettori dei magneti, ma il magnete assorbe, può assorbire, ma se noi siamo intasati e se le nostre vibrazioni non accolgono, perché abbiamo già un mantello, quindi queste vibrazioni positive fanno fatica veramente ad entrare dentro di noi. Quindi facciamo uscire, puliamo e vediamo come questa sfera è sempre più carica. Facciamo ancora due ultime ispirazioni forti, vedendo sempre questa energia di luce azzurra che entra dentro il nostro campo energetico. Si espande. E poi espiriamo, facendo portare via, pulendo tutte le scorie che sono all'interno delle spiraline, liberandole. Liberandole per far sì che nuove energie possano entrare e lavorare in sintonia con i campi energetici che ora sono sul pianeta e che stanno entrando potentemente e costantemente sempre di più entreranno. Nel momento in cui vediamo questo, facciamo l'ultima ispirazione, l'ultima espirazione e poi concentriamoci in questo momento sulla sfera di luce. Visualizziamo il vortice di luce che purifica, purifica le ultime scorie che sono state assorbite, che escono dai nostri piedi perché espandendosi, fuoriuscendo dalla nostra aura, cascano, scendono verso i nostri piedi e fuoriescono e per essere assorbiti da questa sfera meravigliosa che fa un lavoro meraviglioso di pulizia, di trasformazione, di purificazione e trasformazione delle energie. Notiamo come questa energia avvolge, trasforma. E ora vediamo come su questa sfera, raggi di luce divina entrano per trasformare questo vortice in uno smeraldo di luce, che sono le nostre energie trasformate, che alimenteranno qualsiasi tipo di energie con le quali entreranno in contatto. Quindi qualsiasi tipo di energia non sarà minata da quella vibrazione che il campo energetico aveva, ma saranno inglobate in nuovi campi di frequenza, quindi frequenza più di luce, quindi alimenteranno quelle forze in atto, in forze di trasformazione, che diciamo si stanno muovendo in fase di trasformazione. Quindi vediamo questa sfera di luce ormai trasformata e con le nostre energie trasformate in luce che sprigionano forza e potenza. Ringraziamo la sfera che ci ha permesso di lavorare e non, come dire, attorniarci da frequenze negative, da frequenze, chiamiamole, basse frequenze. E accompagniamola, ringraziandola, di rientrare da dove è venuta. Quindi ringraziamo questa sfera di luce, che è un'entità viva, che opera all'interno del cosmo con una funzione ben precisa di pulitore, trasformatore. All'interno del cosmo ci sono quelli che si chiamano i netturbini cosmici, chiamiamoli così, sono entità predisposte esattamente
a pulire le frequenze negative, si nutrono di frequenze negative, ma è bene non, cioè, noi non le abbiamo né invocate né niente, quindi, però è bene saperlo che esistono anche queste entità, ma questa è un'entità di luce che è scesa ad aiutarci, ma esistono perché ho vissuto attraverso una persona speciale delle esperienze molto particolari e ho potuto entrare vedere in azione queste entità meravigliose che operano per sanificare, quindi pulire, per trasformare dei punti nevralgici molto delicati e molto pericolosi per gli equilibri degli universi. Mandiamo la frequenza verso l'universo e iniziamo a visualizzare invece una cascata di luce divina tendente al bianco dorato. È l'energia della fonte divina, è l'energia della rigenerazione. Quindi rigenera tutte le cellule, rigenera tutte le spirali, rigenera non solo le cellule fisiche, quindi del corpo fisico, ma rigenera anche tutte le cellule del corpo astrale, i così chiamati orgoni, che sono, gli orgoni sono cellule cosmiche, quindi particelle cosmiche provenienti dalla fonte creatrice. Quindi è un che è una sostanza cosmica divina e quindi noi siamo parte di quella sostanza, quindi noi cerchiamo di rialimentare quello che è la nostra costituzione originale che durante il nostro percorso si, come dire, si consuma attraverso anche i nostri pensieri, il nostro modo di vivere la vita e pertanto oggi chiediamo proprio di essere reintegrati attraverso la visualizzazione di questa cascata potente di energia, di luce, color bianco dorato, che attraverso il settimo chakra fa lo stesso percorso dell'energia di luce azzurra. Quindi entra attraverso il nostro settimo chakra e riempie tutto il nostro corpo come una bottiglia vuota, quindi comincerà a riempire dal fondo, riempie, riempie, cominciamo a riempirci proprio fino all'orlo. Riempiamo, riempiamo, riempiamo tutto il nostro corpo fisico fino a quando l'energia, questa energia stupenda divina comincia a espandersi attraverso il corpo eterico, attraverso il corpo astrale, attraverso tutta la nostra aura. Entriamo in questa nuvola, cioè entriamo, percepiamo la nostra presenza dentro a questa nuvola di energia divina, energia di frequenze divine, di frequenze angeliche, arcangeliche. Noi stiamo chiedendo alla nostra fonte divina, alla nostra fonte originaria. Quindi noi cerchiamo di collegare l'origine della nostra coscienza alla sua fonte originale, scintilla del fluido divino, della sorgente cosmica. Quindi ricolleghiamo la nostra coscienza a, come dire, ad alimentarsi di nuovo delle energie che le appartengono, che sono parte della sua vera costituzione. Quindi abbiamo eliminato tutto ciò che noi attraverso il mentale, attraverso ansie, stress o situazioni abbiamo assorbito e quindi abbiamo come oscurato, abbiamo come
cambiato il colore o comunque sia le vibrazioni di questa, ho offuscato quella luce intensa che ci appartiene, che appartiene alla nostra coscienza. La nostra luce entra attraverso questo nostro corpo e si espande. Ora iniziamo le ispirazioni. Questa luce altro non è che la fonte di rigenerazione delle nostre cellule fisiche e organiche, quindi le nostre cellule astrali. Sentiremo entrare la frequenza del flusso cosmico della sorgente divina, entrare pura dentro il nostro settimo chakra, riempirci e formare un alone intenso che comincia a permeare ogni millimetro del nostro campo energetico. Con l'ispirazione noi carichiamo le nostre energie di questa potenza, di questa vibrazione forte, potente, molto potente, che fa vibrare tutte le corde dei nostri campi energetici. Uno ad uno, dal corpo fisico, questa bottiglia si espande e questa energia fluisce e fortifica, purifica, alimenta ogni particella, sia del nostro corpo fisico, tutte le cellule. Ordiniamo alle nostre cellule del corpo fisico di caricarsi di questa energia della fonte, della sorgente cosmica. Vediamoci inondati, caricati e assorbiamo con l'inspirazione e con l'espirazione fissiamo nella nostra aura la forza e le vibrazioni di questa energia in entrata. Ricostituiamo il nostro campo energetico. Chiediamo ai maestri del cosmo, agli angeli, come di essere presenze in questo momento, in ciascuno di noi, collegati in questo momento, in questa connessione con le energie del cosmo. E pronti a ricevere qualsiasi tipo di aiuto per le nostre necessità primarie. Ognuno di noi visualizzi, si focalizzi in qualche parte del corpo che in questo momento, o più parti del corpo, ha più necessità di rigenerare, ridare vitalità, ordinando a quella parte del corpo, a quelle cellule, di prendere, come dire, assorbire tutta l'energia vitale che sta entrando in questo momento e che siano assorbite in ogni punto. Quindi passiamo dalla testa ad ogni punto, vediamo che questa fonte sono come fuochi d'artificio di energia divina che entrano e si espandono, entrano, si espandono, quindi una cascata di luce che si espande come esplodendo in un'energia di amore alimentatore, rigeneratore. Questa è l'energia di amore pura che viene dal cosmo. Il cosmo crea attraverso l'energia d'amore, luce d'amore. Riempiamoci di luce d'amore. Riempiamo la nostra coscienza di amore. Riempiamo ogni cellula di amore. Ti amo,
cellula, ogni cellula del mio corpo, che è in ascolto, che è in ricezione, che accoglie, è amata divinamente e accoglie questa fonte di energia cosmica, rigeneratrice e alimentatrice. Tutte le cellule si mettano in connessione e assorbano ora, in questo istante, questa frequenza. Voi siete giovani cellule, siete giovani cellule che riprendono la loro vitalità, la loro forza primordiale. La nostra mente è libera di entrare in connessione con l'amore puro e divino. E si espande. La nostra mente vede solo pace, serenità e opportunità che sono pronte ad entrare nel nostro campo energetico. Apriamoci alla fonte divina. Espandiamo la nostra onda pensiero verso la fonte divina. Mandiamo ognuno di noi un pensiero che viene dal cuore, come se fosse una lettera, come se fosse una busta, scritta con l'amore più profondo che nasce da dentro di noi. La nostra anima che scrive un pensiero e una frase al Padre Creatore. Chiediamo principalmente assistenza, cioè chiediamo, io chiedo ora principalmente assistenza a tutti coloro che in questo momento sono collegati e che in questo momento hanno bisogno, come avranno bisogno, come hanno avuto bisogno, di soltanto energia d'amore, soltanto energie cosmiche rigeneratrici, alimentatrici e indicatrici, perché il cammino sia lieve, perché il cammino sia libero da qualsiasi tipo di ostruzione e che la nostra anima riceva costantemente le informazioni giuste. E possa essere sempre pulita, vibrante e in perfetta connessione. Chiediamo al mondo della luce di accogliere le nostre intenzioni e soprattutto di essere fuoco indicatore, faro, per il nostro percorso, e che ogni volta che entriamo in questo tipo di meditazione, in altre meditazioni, ma che costa immediatamente la nostra anima possa essere in piena connessione con la fonte divina e che in qualsiasi momento un angelo, che è sempre il nostro angelo, possa prendere contatto diretto con le fonti superiori e ricevere subito e trasmettere informazioni importanti perché si possa veramente accogliere la trasformazione e soprattutto essere fonti di luce per il nostro benessere, la nostra forza, perché soltanto essendo noi fari di luce, possiamo accendere altri fari, aumentare la luce e la forza di altri fari, perché possiamo diventare veramente una costellazione di stelle luminose che dal pianeta Terra fanno luce e permettono soltanto all'energia d'amore di filtrare e di far sì
che la maggior parte, se non la totalità, delle coscienze umane possa veramente instradarsi verso quello che è il cammino deciso, ormai definito, sia dell'essere umano, della pianeta Terra e di tutte della nostra galassia e tutte le galassie che sono in perfetta sintonia con la nostra. Che la benedizione, la luce e l'amore divino ci accompagni sempre, ora e per sempre, nell'infinità dell'universo cosmico, cioè non essendoci tempo, quindi nella continuità infinita del percorso della vita nell'universo. Grazie, ringraziamo pienamente e piano piano ringraziamo anche tutto il nostro essere per essere stato partecipe, collaboratore e, come dire, ascoltatore per promuovere un percorso che sia sempre sulla linea della richiesta dal progetto divino. Perché a volte noi magari ci lasciamo trasportare da, chissà, magari abbiamo delle ottime intenzioni, ma possono anche essere lievemente in contrasto forse con delle energie che in questo momento hanno bisogno di una direzione diversa, quindi di una collaborazione diversa. Allora, chiedo scusa. Allora, chiedo se se avete seguito, avete messo in atto. Avete seguito la meditazione fino in fondo? Se avete percepito dentro il vostro, certo, io parlavo, quindi un conto è farlo da soli, senza interferenze esterne. Io non vedo. Come dire, non so, allora, qua se tocco forse vado un attimino fuori. Intanto, mentre ditemi solo se mi state ascoltando, se siete andati a dormire, se ci siete, se qualcuno c'è, volevo leggere. Visto che abbiamo più poco tempo, questa meditazione è andata forse un pochino più avanti del previsto, ma Mariso, buonasera Nadia, grazie, si è percepito tutto e sentito molto, ti ascoltiamo bene, in ascolto, benissimo, avete sentito qualcuno che molto bella, profonda meditazione dalla Val d'Aosta, Cristina cara. Allora, voi vorrei termino con questa lettura che è una lettura finale, sono pagina, una piccola parte da 25, 26, 27 del libro Il principio della vita, lezioni dal cosmo. Perché credo che terminare con le loro parole sia soprattutto riguardo agli argomenti legati ad oggi. Dice: la nostra galassia
Bene Claudia, bene, sono contenta. Questo nel farlo, io l'ho fatto per tanto tempo questa meditazione e a lungo andare i maestri che mi seguivano nei primi anni 2000, quindi tanti anni fa, avevano notato per quello che l'avevo scritta anche nel libro spagnolo, l'ho inserita credo in un altro libro, forse a Mina, non so, e mi hanno detto di trasmetterla. Perché avrebbe aiutato e portato a buoni risultati. Poi chiaramente ognuno segue le proprie abitudini e le meditazioni, ci sono tante versioni di meditazioni e quindi ognuno scelga la migliore. Oggi ho voluto offrirvi un qualcosa proprio per cercare di scaricare e adattarsi sempre più a tutti questi movimenti. Dice, la nostra galassia è una pentola enorme di fine cristallo, trasparente, immersa in una massa energetica color blu notte, un'energia matrice di vita nelle sue forme più svariate, modelli ancorati a struttura di base creativa alternata, frequenze che giocano da registi in differenti teatri del cosmo. Tutta la galassia è formata da teatri in movimento, loro stessi sono creazioni viventi, come una grande madre, che accoglie nel proprio ventre il seme della vita affinché si manifestino altre matrici di vita. Ci sono attori itineranti che rappresentano il loro ruolo in un determinato teatro durante tempi determinati. Ogni attore ha l'opportunità di sperimentare i teatri del cosmo, seguendo una traiettoria che lo porta dal teatrino di paese al grande butto nel più prestigioso dei teatri. Dipende dalla sua preparazione, dal suo studio, dal suo saper recitare con spontaneità, professionalità e forza interiore. La sua personalità determinerà la sua ascesa verso i trionfi e le luci della ribalta. Ogni attore arriva da un'unica accademia, dove tutti sono uguali e pienamente coscienti delle loro possibilità di successo. La responsabilità individuale muove il risultato. Tutti sono qualificati per il premio più ambito, ma solo chi se lo merita vince l'Oscar e sarà stella tra le stelle nell'eternità. L'amore e la passione per il proprio agire alimentano la volontà a maturare le condizioni per lasciare scie intense come le comete. Ogni attore si traveste secondo l'opera che rappresenterà e seguirà un copione adatto alle sue caratteristiche e potenzialità, ma è l'insieme dei ruoli che farà della rappresentazione un'opera sublime. Solo la collaborazione tra gli artisti consente un esito totale. L'unione degli intenti e dei talenti permette il successo di ogni iniziativa. L'umanità non comprende che per essere grandi, tra virgolette, nella realtà della vita, bisogna prendere una posizione concreta di fronte al fatto che solo l'unione fa la forza reale di una razza e che nessuno è superiore o inferiore, ma che tutti sono imprescindibili per lo sviluppo e la crescita verso qualsiasi direzione. Unione delle coscienze porta al trionfo della conversione, verso la piena collaborazione nel costruire il proprio spazio nel divenire dell'eternità, piena coscienza nel sentirsi compartecipi di un piano perfetto che trova sviluppo nella buona e responsabile esecuzione di ciascun ruolo. Occorre piena coscienza della necessità di vivere ricercando i valori veri di un universo che vive d'amore. Cancelliamo la delusione che scrive parole false che ci allontanano dalla pace che deve imperare nel nostro esistere. Lasciamo che il giorno e la notte si alternino presentando colori, suoni, immagini ogni volta diversi per offrirci una gamma incalcolabile di flussi e riflussi, all'apparenza simili, ma in realtà costantemente differenti. I suoni della vita possono essere armoniosi o stridenti. Le note sono sempre quelle, ma è l'accostamento a determinare grazia o sgomento. I colori hanno le loro sfumature come tutto ciò che è creato. Da un'origine nascono matrici dalle molte sfaccettature, uguali o diverse nello stesso tempo. La vita ha il pregio di contenere modi e maniere fantastiche di crescita e di approfondimento in vari settori.
La via più semplice è lasciarsi guidare dall'istinto base, dalla forza occulta del nostro sentire interno e non girarsi indietro. Guardare sempre avanti, ma attenzione a dove decidiamo di andare. Valutiamo, sentiamo, scrutiamo a fondo le sensazioni. Cerchiamo dentro di noi la verità. Non lasciamoci confondere dalle apparenze, dalla incomprensione e dai malesseri di chi non comprende. Sciogliamo i nodi e facciamo volare via tutti i dubbi, fino a che solo la certezza dominerà le nostre azioni. Non lasciamoci influenzare da parole che non ci appartengono. È necessario essere, prima di tutto, centrandosi nella fermezza dei propri ideali, verso obiettivi di rinnovamento trasformatore. Accogliamo con amore ogni minuto che scorre in questo pianeta. Non dimentichiamo che il cosmo è nostro alleato, è il nostro rifugio, è la forza che sorregge nel silenzio della solitudine. Quindi questa è una parte una cosa importante è affidiamoci e affidiamoci a noi stessi, soprattutto alla nostra parte interiore. Accogliamo perché le informazioni le abbiamo tutte. I movimenti, le cose che stanno accadendo sul pianeta Terra sono parte di questa trasformazione. I campi magnetici, queste trasformazioni magnetiche po hanno portato cambi nelle maree, nell'alimentazione, nell'atmosfera, nella temperatura, nelle stagioni, in tutto e per tutto. Quindi è importante che non ci formalizziamo, non ci focalizziamo su ciò che sta avvenendo. Noi dobbiamo focalizzarsi su ciò che sta avvenendo dentro di noi. Se noi riusciamo ad essere fermi e coscienti e padroni di noi stessi, delle nostre emozioni, delle nostre energie, delle nostre e superiamo, come dire, quella ciambella che ci separa dalle energie cosmiche, nel senso, quella ciambella di energie molestatrici, disturbatrici, pesanti che costantemente cercano di attaccarci, allora saremo in grado di superare, entrare noi dentro noi stessi, superare la parte molestatrice ed essere in perfetta armonia e in connessione con il cosmo. Dal cosmo riceviamo sia l'informazione che gli aiuti. La cosa fondamentale è acquietare la mente, essere equanimi, essere distaccati, non giudicare, non porsi delle domande strane sulle perché e il per come. E si stanno manifestando gli eventi, centriamoci su noi stessi, centriamoci sulla connessione con l'amore cosmico, l'amore divino. Quindi siamo partecipi dei movimenti che stanno avvenendo, ma teniamoci lontano da ciò che può disturbare la nostra quiete interiore. Lasciamoci cullare dalle energie che stanno entrando dal cosmo, che sono forti, potenti, e grazie a queste modificazioni, e grazie a questi sussulti, e grazie a questi, come dire, anche momenti difficili che la Terra sta subendo, che potrà subire, e è un periodo storico molto, tra virgolette, pesante, ma che noi possiamo far diventare leggero se proseguiamo il nostro cammino, accogliamo ciò che viene dalla fonte e lo facciamo nostro. E seguiamo le indicazioni della nostra coscienza, portandola in connessione sempre diretta con la fonte, con la sorgente divina, e ci sarà guida perfetta
nei luoghi perfetti, nei momenti perfetti e con le energie perfette. Io vi ringrazio e spero di non aver, come dire, essermi soffermata troppo sul magnetismo, ma è molto importante perché le modifiche che stanno avvenendo in tutti i campi psichici, tutte queste pazzie, follie che si stanno manifestando adesso sul pianeta Terra è dovuto tanto all'incidenza del campo elettromagnetico sulle nostre energie. Quindi più noi muoviamo il nostro, cioè più noi ci muoviamo e evolviamo, lavoriamo per trasmutare le nostre energie, e meno saremo coinvolti da situazioni disturbatrici, diciamo così. Che la luce sia in voi, che l'amore vi avvolga, vi nutra, vi rigeneri e vi dia ogni strumento per poter essere felici dentro, felici fuori, felici in ogni circostanza. Quindi che la luce vi benedica e che l'universo ci accompagni alla giusta destinazione e ai giusti. E alle giuste soddisfazioni che ci riempiono il cuore e l'anima di gioia. Grazie, grazie per essere stati con me, grazie di tutto. Buonanotte, a presto. Ci vediamo a novembre e sicuramente il tema sarà non tanto tecnico. Però lavoreremo ancora, lavoreremo sulle nostre energie. Buonanotte, grazie, a presto. Buonanotte a tutti. Non so, chiudere.